Quindi abbiamo determinato le condizioni del fluido a bordo 1, ingresso del rotore. Passiamo a bordo 2, annulus, rotore statore. Utilizziamo sempre l'equazione dell'energia. Possiamo scriverla in termini assoluti. Oppure in termini relativi. Determiniamo sempre, partiamo sempre dalla temperatura, quindi utilizziamo l'equazione dell'energia scritta da un osservatore che è solidale al rotore. Quindi non compare il lavoro scambiato, compare il potenziale centrifugo, che però questa volta o con 1 o con 2, quindi scompare, si semplifica e compaiono le velocità relative. Quindi Cp per T2 meno T con 1 è uguale a W1 alla seconda meno W2 alla seconda fratto 2. Conosciamo W1 e W2, quindi non abbiamo problemi a fare questo calcolo. Ricordiamoci che questo è proprio il lavoro di reazione, quindi è pari al grado di reazione cinematico per il lavoro di palettatura. T con 2 è quindi il grado di reazione cinematico per il lavoro di palettatura fratto calore specifico a pressione costante più T con 1. Anche questa volta avremo tre valori di T con 2, uno alla base, uno alla mezzeria e uno all'apice. Dopodiché, data la temperatura, passiamo a calcolare la pressione. T con 2 a T con 1 per T con 2 su T con 1 elevato a N su N meno 1. Quindi tutto questo studio preliminare stiamo supponendo che la curva di compressione sia descrivibile, come abbiamo fatto però all'inizio dei nostri calcoli, come abbiamo detto all'inizio dei nostri calcoli, con un'unica politrofica equivalente il cui esponente è N, e che abbiamo tra l'altro anche calcolato. Quindi possiamo calcolarci T2, possiamo calcolarci P con 2, possiamo calcolarci ovviamente il volume specifico, P con 2, possiamo calcolarci la temperatura di ristagno, banalmente temperatura di ristagno allo stato 2 è pari temperatura di ristagno dello stato 1 più il lavoro di palettatura fatto C con 1. Facciamoci conto. Solito in Kelvin, le pressioni come al solito in Pascal, 273,7, 281,9, 286,7.
22 83.000 070 91.000 494 96.000 689 2 con 2 0,946 metri cubi al chilo, 0,884, 0,851. La temperatura di ristagno 310,2, 310,2, 310,2. Partiamo dalla stessa temperatura di ristagno e aggiungiamo sempre lo stesso lavoro di palettatura, qualunque sia il diametro a cui stiamo ragionando. Teoria dell'equilibrio radiale. Possiamo calcolarci anche la pressione di ristagno. PR2 uguale alla pressione statica per la temperatura di ristagno fratto la temperatura statica elevato a K su K meno 1. Quindi T con 2 per TR2 su T2 elevato a K su K meno 1. PR2 non mi sono segnato il dato, quindi lo lascio a voi calcolare in realtà. Altre cose al bordo 2 per il momento non ci interessano. Per chiudere la termodinamica dello stadio passiamo al bordo 3, uscita statore. Beh, la procedura è sempre la stessa. Statorici, quindi entalpia di ristagno relativa allo stato 3 è pari all'entalpia di ristagno relativa allo stato 2, quindi la temperatura di ristagno 3 è pari alla temperatura di ristagno per stato 2. H con 3 più C3 quadro mezzo pari ad H2 più C2 quadro mezzi, T3 pari a C2 più C2 alla seconda meno C3 alla seconda fratto 2CT. Dopodiché sempre P3 pari a P2 per T3 su T2 elevato a n su n meno 1, l'ho cancellato, l'ho scritta prima, l'ho cancellato, però la pressione di ristagno allo stato 3 pari alla pressione statica per eccetera eccetera. Quindi ancora una volta andiamo, ragioniamo al diametro medio, a quello interno, al diametro di mezzeria.
maschile, per cui... Allora, la TR3 è sempre 310.2. La T3 vale 290,1 Kelvin al diametro interno, 293 al diametro di mezzeria, 294,7 al diametro esterno. T3 vale 99.712 pascal al diametro interno, 103.306 al diametro medio, 105.450 al diametro esterno. La pressione di ristagno vale 1,260 al diametro interno, 1,261 al diametro medio e ancora sempre 1,261 al diametro esterno. In realtà la pressione di ristagno tende a crescere man mano che ci spostiamo dalla base all'apice, ma la variazione è talmente piccola che qui approssimiamo allo stesso livello. Scusate, ho sbagliato da ridare, stavo... Pressione di ristagno mi stavo dando. 126.023, 126.099, 126.120. In realtà i valori che vi ho dato prima, quindi leggermente crescente man mano che ci spostiamo nella fana, i valori che vi ho dato prima in realtà è il rapporto di compressione realizzato, ossia la pressione di ristagno fatto all'uscita dello statore, fatto la pressione di ristagno all'ingresso del rotore. Quindi PR3 su PR1, aggiungiamo qui, beta, il nostro rapporto di compressione, che è 1,26. 1,260, approssimato alla terza cifra, sempre 1,260. Proviamo a rappresentare questa trasformazione, quindi prevediamo aria alle condizioni ambiente, PA, pressione ambiente e temperatura ambiente. L'aria accelera entrando all'interno della macchina attraversando le apertature direttrici. Abbiamo detto che in questa prima fase trascuriamo la degradazione di energia, quindi la trasformazione è entropia costante. In realtà dobbiamo considerare tre trasformazioni, quelle che abbiamo alla mezzeria, quelle che abbiamo all'apice e quelle che abbiamo alla base. Quindi T1 1 al diametro interno vale 268, al diametro esterno vale 272,
Questo è lo stato termodinamico 1I, rappresentato da questo punto, 1M rappresentato dal punto in mezzo, 1E rappresentato dal punto più in alto. Vi rappresento solo la velocità relativa alla mezzeria, questa è la C1M quadro mezzi. Chiude, in realtà espande fino ad arrivare all'ingresso dei condotti rotolici del primo stato. Dopodiché inizia la fase di compressione con aumento di entropia. Tre condizioni differenti all'apice, alla base e alla mezzeria. Nel rotore abbiamo aumento sia di pressione che di energia cinetica. Questa è la TR2 pari alla TR3. La differenza tra la TR3 e la TR1, che è pari alla TA, è proporzionale al lavoro di potenziatura scambiato NP fratto calore specifico e pressione stampa. Questa continua nella parte statica. Questo è il punto 3M, 3E. Rappresento solo l'energia cinetica associata al fluido che si muove al diametro medio. Questa è la CN3M quadro mezzi. In realtà gli stati sono ripetuti, teniamo conto che C3 è congruente alla C1. In realtà abbiamo tre linee di compressione che porteranno il fluido a tre isobare leggermente differenti, anche se poi abbiamo visto che le differenze in termini di pressione di ristagno sono veramente modeste, quasi inapprezzabili. Abbiamo in ogni caso 1,26 bar come pressione di ristagno all'uscita dello stadio. Però in teoria abbiamo tre linee di compressione diverse, perché in realtà la pressione varia, aumenta quando ci spostiamo dalla base all'apice della pala, come abbiamo visto ieri, coerentemente con quello che è l'equilibrio radiale. Stiamo supponendo anche che ogni trasformazione, l'entropia S3 sia S3, S2, S1, l'entropia non varia con il raggio, quindi arriviamo sempre allo stesso valore di entropia qualunque trasformazione sta arrivando.
quindi coerentemente con l'approccio ISRE delle big brand. Entro le costante delle big brand. Compressore tratta fluido comprimibile, dobbiamo fare la verifica sonica, perché noi stiamo facendo l'ipotesi di progettare un compressore sul sonico. Vabbè, rendiamoci conto di con che oggetto abbiamo a che fare. Dobbiamo verificare che il numero di Mach sia abbastanza lontano da 1 se vogliamo fare un compressore sul sonico. All'ingresso dei condotti rotorici e all'ingresso dei condotti statorici. Quindi all'ingresso dei condotti rotorici dobbiamo considerare le velocità relative. Per quanto riguarda lo statore dovremo considerare le velocità assolute. Quindi ogni linea di corrente su cui stiamo lavorando dobbiamo andarci a calcolare, andiamo a vedere quali sono i valori della doppia con 1, andarci a calcolare qual è il valore della A con 1, che è una grandezza di stato, quindi in base agli stati termodinamici che abbiamo ricavato ci calcoliamo la velocità del suono e fare le dovute verifiche. Per quanto riguarda il rotore, come prevedibile, la condizione più gravosa ce l'abbiamo all'apice della pala, dove abbiamo le maggiori velocità relative. La velocità del suono vale circa 331 metri al secondo. Abbiamo un numero di Mach 0,89, un po' più grande di quello 0,85 che abbiamo collezione. Comunque in questa fase di esercitazione lo riteniamo accettabile, lo riteniamo abbastanza lontano dalle condizioni soniche e ci accontentiamo, lo legittimiamo. Per quanto riguarda lo statore invece, la condizione più critica, ingresso statore ce l'abbiamo al diametro interno, dove le C2 sono le più elevate in assoluto e dove è la temperatura più bassa. Quindi C2I su A2I pari a 0,82, anch'esso lo riteniamo accettabile come verifica rispetto alle velocità del suono. Focalizziamo l'attenzione sull'ingresso ai condotti rotorici, ci indirizziamo adesso al progetto della pala, al disegno vero e proprio della pala, alle sezioni di pala in particolare, ne dovremo disegnare 3. Partiamo da quella che è l'altezza della pala. E in realtà rigariamoci anche i valori dei diametri e delle velocità di rotazione. Facciamo riferimento appunto all'ingresso dei condotti rotorici al bordo 1, dove dobbiamo spartire una portata volumetrica pari di greco per diametro esterno alla seconda meno diametro interno alla seconda fratto 4, questo ci dà la superficie utile per smaltire la nostra portata al punto, secondo quella che è la componente meridiana delle velocità C con M che conosciamo. Quanto vale la portata che dobbiamo smaltire? Q punto ovviamente pari alla portata fratto la densità, portata massica fratto densità, portata massica fratto volume specifico. Facciamo riferimento alle condizioni termodinamiche medie del fluido, che qui abbiamo un volume specifico che varia in realtà lungo l'altezza della pala,
Quindi consideriamo una portata volumetrica calcolata come la portata massima che deve essere smaltita per il volume specifico del fluido alla mezzeria, al diametro medio, valore medio tra quello che è il volume specifico alla base e quello che è il volume specifico all'apice della tavola. Dobbiamo smaltire 107 metri cubi al secondo. Ricordate, io ieri sono andato in maniera abbastanza esplicativa, ho maggiorato di parecchio la portata che doveva risultare alla mandata del compressore, tenendo conto di eventuali sfidamenti che spesso si fanno dai compressori assiali o di perdite che si hanno con l'ultimo. Qui stiamo mettendo dentro anche, ci ho messo dentro in realtà anche quei ricircoli che dovremmo considerare, che comunque le macchine operatrici poi all'interno dei condotti si elaborano sempre un po' più portati, quella che invece vediamo uscire dallo stadio. Quindi portata volumetrica 107 metri al secondo, possiamo ricavarci finalmente il diametro della macchina, perché questa portata volumetrica possiamo esprimerla con pi greco per il diametro esterno al quadrato fratto 4 per 1 meno fattore di forma chi elevato al quadrato per 5m. Quindi il diametro esterno della nostra girante all'ingresso della girante di con m possiamo calcolarlo come radice quadrata di 4 volte la portata volumetrica che abbiamo all'ingresso dello stadio fratto pi greco per 1 meno chi al quadrato per ci con m. Ci con m ce l'abbiamo, pi l'abbiamo fissato fin dall'inizio, Q punto ce lo siamo appena calcolato, quindi otteniamo con 1,340 metri. A questo punto è immediato calcolarsi di con i per di con i pari 0,938 metri. Possiamo anche calcolarci di con m il diametro medio pari a 1,139 metri. Conosciamo i diametri finalmente. Proviamoci la velocità di rotazione della macchina, facciamo riferimento all'apice, omega per raggio esterno, ossia omega per il diametro esterno diviso 2, omega è impone due volte e comune tratto il diametro esterno, ossia 522,2 radianti al secondo, che corrispondono a una velocità di rotazione in giri al minuto pari a 4.909 giri al minuto. Facciamo andare avanti un'altra mezz'ora, ragazzi, 30 minuti forse chiudiamo.
Sì o no? Io lascio scegliere voi, eh? Sì. Sì, chiudiamo. Così la settimana prossima iniziamo con le dormite. Devi restare sui compressori. Di teoria non ce ne sono rimaste molte, eh? Faremo un paio di lezioni sulle turbine termiche e un paio di lezioni sulle turbine idrauliche. C'è rimasto un po' da fare ancora con le esercitazioni, ma per la parte di teoria appunto abbiamo quasi terminato il corso, eh? Con 4 o al massimo 5 lezioni ce lo dovremmo fare. Poi c'è l'esercitazione sulla Kaplan, che anche quella è abbastanza lunga perché bisogna ragionare di nuovo a varie altezze di palo, quindi c'è un po' da fare, c'è un po' di navigazione e poi come al solito voglio chiudere il corso con parte un po' di esercizi sparsi, con un'esercitazione invece in cui progettiamo un gruppo di sovralimentazione, quindi anche quella però in genere in una massimo 2 lezioni la sera. Allora, progetto della pala, siamo arrivati al disegno delle pale, quindi dove metteremo a frutto l'approccio ai lagli, decidiamo di disegnare le nostre pale ad arco di cerchio, come abbiamo visto in lezione, utilizzando profili della serie NACA 65, spessore 10%, quindi però facciamo riferimento al caso classico. Teniamo conto che per i nostri profili, ragazzi, cosa è successo? Vedo gioiosi. Abbiamo fissato l'allungamento di altezza della pala su corda L del profilo. Abbiamo fissato pari a 1,8. Ci siamo appena calcolati quella che è l'altezza di pala in realtà, B pari al diametro esterno meno il diametro interno fratto 2. Ossia B con 1. Facciamo riferimento con l'altezza di pala all'ingresso delle palettature rotoliche. 0,201 metri, quindi le nostre palettature rotoliche avranno una corda L che riterremo costante pari a B con 1 fratto l'aspect ratio 1,8, ossia pari a 0,112 metri. Schiera per definire una schiera palare significa innanzitutto definirne la solidità. Solidità, ossia il passo palare, visto che la solidità della schiera sigma è pari ad L su T, corda del profilo rispetto al passo palare. Se definiamo la solidità, conosciamo la corda, possiamo ricavarci quello che è il passo palare e quindi fissare il numero di pale. Come lo facciamo? Facciamo riferimento al criterio di carico di Lagli, che ci permette di lavorare in sicurezza rispetto allo stallo. Quindi abbiamo detto che il criterio di Lagli si traduce in una condizione, in un limite per quanto riguarda la solidità della schiera, che deve essere maggiore di un mezzo per, facciamo riferimento alla schiera rotorica, quindi quelle V che vedete lì in realtà sono delle W, sono le velocità relative, quindi dove c'è in
sarà doppio Win sarà doppio V1, Wout sarà doppio V2 e così via. Quindi il criterio di Darwin assunto come fattore di diffusione ammissibile 0,45 si riduce in 1/2 variazione della componente periferica della velocità relativa attraverso la schiera rotorica pari a W2 meno 0,55 per W2. Nella risoluzione degli angoli delle velocità abbiamo le variazioni delle componenti periferiche e i valori delle velocità assoluti in ingresso e in uscita di nuovo alla mezzeria, alla base, all'apice e alla quadra. Per ognuna di queste tre situazioni dobbiamo andare a fare e a vedere qual è la solidità massima minima da dover considerare, non massima. In particolare risulta sigma, per quanto riguarda la schiera rotonda, deve essere maggiore o uguale di 0,942 al diametro interno, 0,684 alla mezzeria, 0,397 al diametro esterno. La condizione più gravosa ce l'abbiamo dove, lì dove è richiesta maggiore deflessione del fluido, ossia alla base. Abbiamo detto che la solidità è L su T, maggiore o uguale di un certo valore di solidità minimo. Questo implica che il passo palare deve essere minore o uguale della corda fatto questo valore limite di solidità. In particolare, T dovrà essere minore o uguale di 0,119 al diametro interno, 0,163 al diametro medio, 0,281 al diametro esterno. Ma il passo palare T di greco D su Z, quindi se questo deve essere minore o uguale a un certo valore limite, ancora una volta Z dovrà essere maggiore o uguale di greco D su questo valore limite di star, ossia Z, numero di pane, maggiore o uguale di 24,8 se consideriamo il diametro interno, 21,9 se consideriamo il diametro medio, 15 se consideriamo il diametro esterno. Ovviamente il numero di pari è sempre lo stesso, comunque sia il diametro, la condizione più gravosa, come dicevamo prima, è quella relativa al diametro interno. Il numero di pari deve essere intero, fissiamo scusatemi, cancello qui, perché adesso poi riscriviamo i valori precisi. Numero di pari Z 25, ci fa gioco per problemi di vibrazione avere un numero di pari dispari sul rotore e pari sullo statore. Ci facciamo a cascata adesso a ritroso tutti quanti i cavi. Quindi, in base al numero di pari determiniamo il passo calare.
che sarà 0,118 0,143 0,168 metri. Ci richiamiamo la solidità sigma 0,95 0,78 0,66, sempre maggiore di quel valore minimo che avevamo determinato con il chiodo di grado. Quindi dalla portata e dal valore della velocità meridiana ricaviamo l'altezza della pala. Avendo fissato quello che è il rapporto B su L, l'allungamento della pala, passiamo alla corda. Imponiamo il rispetto del un criterio di carico, noi stiamo utilizzando questo di Leibniz, otteniamo la solidità e quindi ricaviamo il passo e il numero di pale. Ora, per disegnare la nostra schiera, come al solito dobbiamo passare dagli angoli cinematici agli angoli geometrici. In particolare, ad esempio, facciamo riferimento alla schiera rotoria, riserviamo quella. Il passaggio dagli angoli cinematici agli angoli geometrici avviene se conosciamo il valore dell'incidenza che vogliamo dare al flusso rispetto alla pala e il valore della deviazione che ci aspettiamo in uscita della schiera rotoria. Anche per queste due grandezze utilizzeremo le correlazioni di Leibniz. La prima ci dà un'incidenza ottimale che in realtà quasi minimizza quelle che sono le perdite, tra virgolette, per urto tra flusso e pala, ma soprattutto ci dà, ci equispazia la distanza dallo stallo di destra e dallo stallo di sinistra, come abbiamo discusso lezione. E poi la stessa sempre correlazione di Leibniz per prevedere quella che è la deviazione perché avremo all'uscita della schiera delta. Innanzitutto le correlazioni in H, gli angoli che vediamo espressi qui in questi diagrammi, oppure che sono, vedete, riportati qui in queste che sono delle correlazioni numeriche. Gli angoli cinematici d'ingresso sono riferiti alla direzione assiale e non alla direzione periferica come siamo abituati a fare. Il passaggio è abbastanza semplice. Nel nostro caso stiamo trattando la schiera con ottica. L'angolo d'ingresso sarà 90 gradi meno beta con 1. L'angolo in uscita alfa con 1 sarà 90 gradi meno beta con 2, dove beta con 1 e beta con 2 sono gli angoli che ci siamo calcolati precedentemente ai tre tracci. Alfa con i, alfa con 1, quindi valori da mettere nelle correlazioni che stiamo utilizzando. 36,4 gradi, 51,4, 59,8, 7,2, 36,8, 52,2, 2. All'ingresso alfa i geometrico, quindi l'angolo geometrico, l'angolo costruttivo della pala è alfa i meno l'incidenza di riferimento, l'incidenza che calcoliamo secondo le correlazioni di Leibniz, come abbiamo visto, ossia l'incidenza, facciamo riferimento all'incidenza ottimale calcolata con un profilo NACA 65
spessore 10% rispetto alla corda, spessore massimo vale il 10% della corda, ora nel nostro caso facciamo riferimento alle relazioni che abbiamo già visto a lezione. Abbiamo che per quanto riguarda il calcolo dell'incidenza ottimale, il fattore di forma e il KT, il fattore che abbiamo introdotto relativo allo spessore massimo, in realtà entrambi valgono 1, perché noi stiamo proprio usando un H65 allo spessore massimo corrispondente a quello per cui sono state ottenute quelle correlazioni. Quindi il calcolo dell'incidenza ottimale, che chiamiamo in vista, incidenza di riferimento, si riduce a I010, valore che otteniamo da questo diagramma in funzione dell'angolo cinematico d'ingresso e della solidità della schiera. Li abbiamo entrambi. I010 al diametro interno, facciamo riferimento al diametro medio per il momento, vale 3,07 gradi sessagesimali. Quindi I010 meno N per l'inarcamento teta del profilo. Anche N da questi diagrammi dipende dall'angolo cinematico d'ingresso e dalla solidità della schiena. Potete utilizzare i diagrammi oppure, meglio ancora, le correlazioni numeriche che trovate sulla slide. Quindi in realtà siamo in grado di calcolarlo. Faccio riferimento sempre al raggio medio, N vale 0,27. Il problema è che teta, l'inarcamento del profilo, dipende proprio dagli angoli geometrici che stiamo cercando. Quindi al momento non siamo in grado di calcolarli. Se facciamo riferimento alla deviazione, ci troviamo quindi lo spostamento della deviazione del flusso rispetto alla deviazione geometrica del profilo, ci troviamo nella stessa condizione, perché abbiamo la deviazione per un profilo ad asso rettilineo H65, spessore massimo pari al 10% della corda, quindi quel delta 0,10 che mi dipende solo dall'angolo cinematico d'ingresso e dalla solidità, sono in grado di calcolarmelo. Abbiamo entrambi. KT è pari ad 1, M e B siamo in grado di calcolarceli in base al valore dell'angolo cinematico d'ingresso, fondamentalmente, e poi abbiamo di nuovo l'inarcamento teta. Non lo conosciamo perché dipende proprio dagli angoli geometrici che stiamo cercando, quindi in realtà dovremmo fare un processo iterativo piuttosto semplice. Facciamo riferimento al raggio medio, vi riporto i valori, anzi segniamoli, facciamo un po' di pulizia, li segniamoli qua. Questi sono relativi al calcolo dell'incidenza. Delta con 0, M e B, che sono i tre parametri che ci servono per utilizzare la correlazione di Leibniz che siamo in grado di calcolare. Al raggio medio delta 0 vale 0,88 gradi, M vale 0,24, B vale 1,4.
ipotizziamo, partiamo con un valore di tentativo per quanto riguarda l'inarcamento delta, che è pari all'angolo G, la differenza tra gli angoli costruttivi, dove comincio ad approssimarli, scelgo un valore di tentativo dove questo inarcamento lo approssimo con la differenza invece tra gli angoli cinematici. Difatti parto considerando nulla la deviazione delta e l'incidenza di tor flusso, quindi assumo conseguenza gli angoli cinematici e geometrici, mi calcolo con il primo valore di tentativo, chiamiamolo θ', gradi. A questo punto sono in grado di utilizzare le correlazioni proposte da Liebling sia per calcolare l'incidenza ottimale sia per stimare la deviazione che ottengo all'uscita. In particolare ottengo il RIF, incidenza da utilizzare meno 0,83 gradi, deviazione delta 5,4 gradi, che mi aspetto all'uscita dalla scheda statologica. Quindi posso calcolarmi l'angolo geometrico d'ingresso della palettatura pari all'angolo cinematico meno l'incidenza che voglio dare al flusso pari a 52,2 gradi. Posso calcolare l'angolo geometrico di uscita della pala, alfa con u meno delta, la direzione che stimo appunto a prova l'uscita della pala, pari a 31,4 gradi. Teta, verifico il valore dell'inarcamento, alfa i geometrico meno alfa u geometrico ha un valore pari a 20,8 gradi, diverso da quello di tentativo. Quindi rifaccio il circolo, ricomincio da capo con la mia direzione, assumo valore di tentativo teta pari a 20,8 gradi, ricalcolo l'incidenza di riferimento, ricalcolo la direzione stimata, ricalcolo gli angoli geometrici e verifico se il mio valore di rilevamento è pari a quello che è avuto. Questi sono i valori del primo giro dell'iterazione al diametro medio. Vi do i risultati finali, fatte le iterazioni, i valori di convergenza. Meno 4,8 alla mezzeria, meno
4,1 agli anni esterno, non vi sto a riportare tutti quanti i passaggi, i valori da utilizzare nelle correlazioni di Leibniz, li potete verificare facilmente. Vi do direttamente incidenza, deviazione, stimiamo 10,0 gradi deviazione al diametro interno, 10,1 alla mezzeria, 9,4 al diametro esterno. L'angolo geometrico d'ingresso 41,5 gradi al diametro interno, 56,1, 63,8 al diametro esterno. Angolo geometrico di uscita meno 2,9 gradi al diametro interno, 26,8 gradi al diametro medio, 42,8 gradi al diametro esterno, inarcamento 44,3 gradi, 44,3 gradi al diametro interno, 29,3 alla mezzeria, 21,0 al diametro esterno. Addirittura l'angolo di uscita geometrico al diametro interno ci viene negativo, questi sono sempre misurati rispetto alla direzione assiale. Abbiamo quasi terminato. Questi sono gli angoli geometrici che dovremo costruire con il nostro arco di circolo. La nostra pala dovrà avere un angolo di calettamento gamma, angolo formato tra la corda e la direzione assiale, a un mezzo angolo di ingresso geometrico più angolo di uscita geometrica, l'arco di cerchio che utilizziamo per costruire la nostra pala dovrà avere un raggio R pari, secondo le relazioni che ci siamo ricavate un paio di lezioni fa, al valore L della corda fratto 2 fratto seno di teta mezzi. Quindi possiamo ricavarci l'arco, il raggio del nostro arco di cerchio, che sarà pari 0,148 metri al diametro interno, 0,221 al diametro medio, 0,306 al diametro esterno. Per comodità potete anche ricavarvi R', la distanza tra corda e centro del cerchio, l'altezza di questo triangolo isoscele definito dal nostro arco di cerchio. R' che banalmente è R per il coseno di teta mezzi. Aiuta a costruire la pala, 0,137 metri, 0,214 metri, 0,301 metri.
Se soliti infine ricavare anche l'ampiezza assiale, mi sembra che non sia rappresentata sulla slide, se questa è la nostra scheda, questo è il nostro arco di cerchio con che sottende la corda L, centro O, questa è la distanza del primo di cui vi parlavo prima. Abbastanza comodo perché in questo modo voi avete la corda L, ci vedete, avete l'angolo di calettamento, quindi l'angolo che la corda forma rispetto alla direzione assiale, l'ampiezza della nostra scheda rotoria in questo caso rispetto alla direzione assiale è anche chiamata corda assiale, L con A. Che è banalmente L coseno dell'angolo di calettamento gamma, L con A in metri viene 0,105 al diametro interno, 0,084 al diametro medio, 0,067 all'apice di lavoro. Quindi in realtà avete tutti quanti i dati per andare a costruire le tre sezioni intavolari che abbiamo studiato. Andare però fisicamente a disegnare la parte, partendo. Conviene partire dall'ampiezza della corona, L con A. Dopodiché, in base all'angolo di calettamento, piazzate la vostra corda. A distanza L', trovate quello che è il centro dell'arco di cerchio, disegnate l'arco di cerchio e poi lo rivestite con la legge degli spessori da coerente con il profilo Naga 65-10. Avrete le tre sezioni intravalari, provate a disegnarle ai tre diametri che stiamo studiando, otterrete un qualcosa di molto simile alla pala di un compressore che vi faccio vedere la prossima volta. La prossima lezione vi porto proprio una pala di un compressore che è praticamente quella che noi abbiamo, la parte rotoria che abbiamo disegnato oggi nella nostra esercitazione.